Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Super Mario 3D World. In verità questo è un video molto breve che fa comprendere come avere vite infinite. E che io comunque utilizzerò questa stratagemma per cercare di non morire mai, perché nella mia vecchia testa non morivo spesso e volentieri. Allora, ok, dovete in pratica prendere un guscio Koopa e fare o così, quindi fare così e cercare di farlo bene, oppure potete fare direttamente così. È in pratica di un pixel, ciò significa, cioè in teoria dovrebbe essere di 1 o 2 pixel. Infatti si vede che si muove a malapena. Questo permetterà che si formino one-up infinite in maniera da non perdere mai il power-up che si ha. In più, se poi morite con il guscio, succede qualche cosa per morire. Se voi uscite, le vite ve le daranno, solo gli oggetti non ci saranno. Infatti vi dice quando esci da un livello, tutti gli oggetti verranno tolti, ma non le vite. Quindi è una cosa importante. Ora si fa un breve taglio, arrivo tipo a 500 e ci vediamo domani con due episodi al giorno, perché da domani inizia il vero e proprio dopostoria. Ok. Questa tattica si può fare con tutti i personaggi. Un altro metodo per farmare vite infinite, molto semplicemente, è questo. Prendete un fiore di fuoco, incendiate il Koopa. E fate così, però ci deve essere tutto libero, quindi in pratica così, così, ok, perfetto. Qua vi daranno dei punti. Ora, se voi fate così, fatto bene, ecco, dopo 8000, ovviamente voi sapete che di punteggio dopo 8000 c'è una vita extra. Ecco, vi daranno solo una vita extra, mi raccomando. Poi si può utilizzare anche il metodo di farming, lanciando qua il guscio e facendolo rimbalzare come sta rimbalzando la palla di fuoco, e basta. Anche se comunque, cioè la scorsa volta quando ho provato a registrare questo video ho notato un metodo ancora più infallibile. Ah no, ci sto riuscendo pure. È molto difficile, però è meglio fare questo coso per fare vite infinite. Ok, dimostrazione del fatto che si possono formare vite infinite. Ora ci vediamo domani con una piccola sorpresa per tutti. Oh sì.